Che diamine era quello, Gray? Non lo so, non l'ho mai visto nei miei libri. Dobbiamo tornare da zia Claire. Pensavo potessimo già andare a vedere Claire e Coso nell'open world. E invece no. Oh, ragazze. Questo è Jurassic World. Scusate per il verso, non so perché. E la mappa è la stessa. E questa è la cosa buffa. Come qua, cioè le strutture delle due isole sono le stesse, però dipende da ogni film. Quindi c'è... è come se ci fossero quattro mini open world, e questa cosa è pazzesca. Quanto adoro il fatto dei loghi, quanto è bello. Ok, ragazzi, io stavolta però vi lascio al me stesso del futuro e ci vediamo a un prossimo idolo. Idolo, volevo dire video. Si è messo le cuffie. Ma che schifo che fai. Io devo ancora capire quell'osso. Ah, è l'osso col pezzo di cartellone dello striscione. E lo userà come torcia. Bello, non me l'aspettavo. Quindi potevo già entrare nei posti bui. D'accordo, ragazzi. Davvero, adesso vi saluto. Ci vediamo al prossimo video, dove io sarò più strano. Sono uscito a Windows. Fa lo stesso. Fa lo stesso. Ragazzi, ragazze, signori e signore, bambini di tutte le età, mi dispiace, ma devo purtroppo dirvi questa notizia terribile. È davvero una notizia che mi addolora moltissimo. E ho registrato, sì, i video del finale del gioco Lego Jurassic World. Ho fatto appunto il terzo, il quarto, il quinto episodio, scusate, livello del quarto film, e avevo fatto anche un video extra sui livelli bonus in generale. Finalmente avevo ripreso il mio buon microfono, invece di usare questo volevo riusare l'altro. Ho fatto anche qualche test e funzionava tutto a meraviglia, ma non so perché. Quando l'ho riusato, proprio quando ho fatto quel video di 2 ore e qualcosa, che poi avrei tagliato, insomma, per far sì che diventassero gli ultimi episodi di questa serie, non funziona più. Il file audio è corrotto e non so come fare. Ho cercato, ho guardato tutorial, davvero, in tutti i modi, in questa settimana ho cercato di ritrovarmi il file, ma purtroppo non funziona l'audio della mia voce. Quindi adesso ho bisogno di chiedere un aiuto a voi. Ci sarà un periodo di pausa al momento, perché voglio appunto guardare cosa mi scrivete voi nei commenti, perché le vie sono, direi, due, ovvero audio e video del gioco ce li ho. Quindi posso mettermeli davanti al mio schermo e parlarci sopra, cercando di ricordarmi anche che cosa avessi detto, magari. Però questo comporterebbe anche molti buchi, molti momenti morti, perché non sono io che parlo, ma cioè non sono io che gioco. E quindi non riesco probabilmente a trovare quel... a immedesimarmi, perché non è facile. E... altra idea sarebbe mettermi lì, andare sulla mappa e
cliccare sul livello che devo ancora fare e rigiocarlo in modalità storia. Ho appositamente evitato di giocare in questi giorni a Lego Jurassic World, così da proprio dimenticarmi come fossero i livelli, e almeno in tal modo, nel caso li rigiocassi, riuscire a essere praticamente di nuovo il me stesso che l'ha scoperto per la prima volta. Ovviamente non è possibile al 100%, delle cose me le ricordo, però non mi ricordo chiaramente molti particolari, i puzzle come erano fatti, insomma non mi ricordo. Quindi comunque si riesce anche a rivivere più o meno quell'esperienza da prima volta, anche se chiaramente non lo è. Adesso che mi viene in mente, ci sarebbe anche una terza via che richiederebbe più tempo nel montaggio, ma probabilmente è la migliore. Comunque fatemi sapere voi. Ovvero, ripescare, perché qual è il problema nel fare appunto i livelli di nuovo? Che perderei però quei momenti open world che c'erano tra un livello e l'altro. Che ci sono, sono alcuni comunque sono piuttosto rilevanti, quindi perderli sarebbe un dispiacere. La terza idea sarebbe ripescare da quel video che feci senza la mia voce quei momenti di open world, e allora lì parlerei sopra alla mia vecchia giocata, e poi quando si vede che io entro nel nuovo livello gioco realmente il nuovo livello. Quindi sì, ci vorrebbe un attimo di montaggio, spero di essere stato chiaro, comunque faccio poi un riassunto a breve. Insomma, ditemi voi appunto quale opzione scegliere, ovvero tra, per ripetere e chiudere il video qua, rimetto tutto il video della giocata che feci tempo fa e io ci parlo sopra, cercando praticamente di ricordarmi che cosa ho detto, probabilmente ci saranno dei momenti morti, ma almeno ci sarebbe, per quanto riguarda il video, tutto ciò che ho fatto la mia prima volta. Seconda opzione, mi metto lì e gioco i livelli in modalità storia di nuovo, da zero, perdendo così l'open world. Terza opzione, che ripeto richiederà comunque più tempo, mi è venuto in mente adesso, non, in effetti potrebbe anche funzionare, riprendere dalla vecchia giocata quei momenti open world, che così almeno non li perdiamo, e lì parlerò sopra al vecchio video, e poi mostrare invece una nuova giocata mia in tempo reale dei nuovi livelli, che per me non sono più nuovi. Il punto è proprio quello. Quindi ditemi voi, mi dispiace assolutamente per questo problema. Per una volta ero riuscito almeno a mettervi due video al giorno e per un errore simile non riesco ad andare avanti, a essere costante, perché per una volta ce la stavo facendo. Mi dispiace incredibilmente. Adesso oggi uscirà il video e domani sera guardo i commenti, cioè li guarderò anche oggi, però nel senso, con dopodomani mattina comincerò a fare quello che avete deciso voi. Quindi cercate di commentare il prima possibile, io poi domani sera appunto guardo i commenti per l'ultima volta e prenderò una decisione in base alla vostra decisione. Quindi fatemi sapere. Mi dispiace, ma purtroppo è andata così.